Michele Onorè, buona la cronometro qua di Katowice che ti vale il quinto posto nella generale. Oggi avete dominato, primo Cavagna, secondo Almeida che virtualmente vince il Tour de Pologne. Quindi una buonissima campagna qui in Polonia. Sì, una benissima gara, perfetto risultato per noi. Due vittorie, due tappe e poi normalmente anche la classifica generale, c'è ancora una tappa domani che dobbiamo assicurare la vittoria, però penso per fine adesso è andata benissimo e anche ovviamente oggi il risultato primo, secondo e per me ottavo nel cronometro, sono contento per tutta la squadra come abbiamo lavorato qui in Polonia. Questa gara ti dà morale, arrivi da un buon periodo di forma, ti dà morale anche per il finale di stagione e poi anche per l'anno prossimo dove potresti avere un pochino più spazio? Sì, normalmente sì, sai, per me da tanto esperienza provare, a me piace tanto gare tappe come questo di 7 giorni e penso che è un'esperienza importante per me nella mia carriera nel futuro e sì, ovviamente con la condizione che ho adesso sto guardando anche davanti alle prossime gare che c'è e niente, speriamo bene di continuare la condizione come adesso. Visto che la tua crescita è continua e costante, per l'anno prossimo hai un obiettivo in particolare? Non particolare, sai, c'è un po' in generale, ovviamente l'anno prossimo c'è la grande partenza del grande par del Tour de France in Copenaghen, che per me è un obiettivo come danese di stare lì nella partenza di un Tour de France che passa a casa mia e penso sarà un'occasione della vita che tu puoi dire come danese che il proprio Tour de France passa la tua casa.